Quanto spazio c'è per i piedi qua? È la mia attrazione preferita. Cos'è questo? È un pezzo di torta, non vedi? Siamo nel mondo di piovono polpette, quindi c'è il cibo tutto gigante. Oh, adesso è andata. Bentornati in questo nuovo video, bentornati a Dubai. Oggi signori siamo al Motion Gate, uno dei parchi di Dubai Parks and Resort. Vi ricordo che in questo complesso ci sono quattro parchi, di cui appunto Motion Gate, Legoland Dubai, Legoland Water Park e Bollywood Park. Se avete visto il video di Legoland probabilmente sapete che non mi hanno permesso di portare e utilizzare all'interno del parco la Sony. Questa volta sì, mi hanno permesso di portarla, però non credo sia permesso portare il microfono sopra, quindi oggi utilizzeremo la Sony senza microfono e quindi testeremo la qualità dell'audio senza un microfono esterno. Come sempre io non mi sono spoilerato quello che c'è all'interno del parco, ma so più o meno com'è fatto. Dovrebbe essere un misto di tutte le marche di film che non ci sono negli altri parchi. Quindi qua troviamo Lionsgate, DreamWorks e Columbia Pictures, e c'è anche una zona dedicata ai puffi, c'è il villaggio dei puffi. Tra l'altro questo è uno dei pochi parchi a Dubai che è metà all'aperto e metà al chiuso, quindi io direi di iniziare l'esplorazione delle varie zone del Motion Gate partendo dalla Lions Gate. Lionsgate è la zona più piccolina del parco, è proprio un angoletto dove ci sono tre attrazioni, tra cui una sorta di boomerang coaster, un cinema 4D, un altro coaster verde che assomiglia a Wonder Woman che troviamo al Six Flags, credo, adesso non mi ricordo. Il cinema 4D però ha 15 minuti di attesa perché probabilmente bisognerà aspettare lo spettacolo, credo. Quindi io direi di fare il boomerang coaster prima. Siamo appena usciti da Capitol Bullet Train, è un'attrazione abbastanza divertente, forse la più adrenalinica che c'è qua. Pensavo fosse della Intamin, invece non è della Intamin ma è della Mack, e non è un boomerang, è una sorta di launch coaster, ma veramente c'è un lancio cortissimo che arriva fino a 85 km orari, abbastanza tremolante, non fluida, però bella. Ok ragazzi, abbiamo fatto il cinema 4D, che in realtà non era un cinema 4D, ma è un'attrazione secondo me in questo periodo mozzata, perché uno, non è un cinema 4D, e due, il simulatore non si muoveva, come se fossimo stati al cinema a vedere un video, perché il simulatore era fermo. Quindi se è così anche nei prossimi giorni, secondo me non ne vale la pena andare nel cinema 4D. Devono ancora finirla in realtà quest'area, perché qua vedete che stanno costruendo, quindi questa zona semplicemente finisce qua. Abbiamo un coaster con un loop e un cinema 4D per ora. Signori, è la zona dei puffi, dove ci sono quattro attrazioni, di cui però una è chiusa, una è da bambini, che sarebbe questa playground dietro di me. Noi andremo a fare l'unica attrazione che ci rimane, The Smurf, che poi non si dirà mai Smurf ma si dirà tipo Smurf, una roba del genere. Studio Tour. Make up, thank you. Oh no, Gargamella, no. Ok, abbiamo appena fatto studio tour dei puffi, che è semplicemente una dark ride trackless molto molto bella, devo dire. E alla fine, come all'uscita di ogni ride, c'è un bellissimo negozietto dove vendono roba a tema puffi. E adesso però andiamo a fare il Family Coaster, il Village Express dei puffi, anche perché qui ci rimane solo quello da fare. Oh no, qua dove si va? È difficile.
Tra l'altro, sì, se mi vedete cambiare maglietta durante il giorno è perché sto registrando questo video in due giorni diversi. Quindi se vedete dei cambi di maglietta improvvisi, tranquilli, è tutto normale. Eccoci, prima fila. Ah, e vacca! È scomodissimo. Vacca nuvoletta della DreamWorks. No, ma è lento. Ah! Wow! Troppo! Figo, è divertentissimo, ma poi è anche bello fluido. La madonna! Comunque devo dire che la trazione dei puffi, sì, è scomoda perché è durissimo il sedile, fa un po' male la schiena, a me soprattutto, forse perché sono alto. Molto divertente, molto fluida e molto veloce, soprattutto ai bambini piace. Bravi, bravi puffi, approvati. Tra l'altro, come il brucomela, perché alla fine questo qua è un brucomela potenziato, fa due giri. E adesso io direi che è arrivata l'ora di andare a vedere la zona, non è quella per la quale sono più in hype, perché è quella della DreamWorks ovviamente, però una delle quali sono più curioso di vedere, ossia la Columbia Pictures. Benvenuti nella zona della Columbia Pictures. Ci sono ben 7 attrazioni da provare, tra cui una nuovissima Dark Ride dei Ghostbuster che non vedo l'ora di provare. E c'è anche una Drop Tower, che potrebbe essere in realtà una Combo Tower, non una Drop Tower, tipo quella che abbiamo a Movieland. Una delle attrazioni è Green Hornet, che è un coaster da 4 persone che dovrebbe essere carino. Comunque adesso lo scopriamo subito perché lo andremo a fare. Peccato che non so che cosa sia io Green Hornet. Ah, quanto spazio c'è per i piedi qua? È la mia attrazione preferita. No, sono le curve più fluide della storia queste. A parte le frenate. E la madonna che frenata. Ah, ma ecco, i piedi servono per essere puntati, così non ti fai spiaccicare. Mella! Adesso ragazzi è arrivato il momento di andare a fare i gommoni di piovono polpette. Aspetta, ma qui ci si bagna? No. No? Speriamo di no, dai. E la madonna! Siamo nel mondo di piovono polpette, quindi c'è il cibo tutto gigante. Oh no, un hamburger gigante! No, ci sono, ecco le rampe, ecco, lo sapevo. Ah, oh no! Oh, no, ma da delle botte incredibile! No, no, non a me! Aia! E la Peppa! Ah, se sedere! Okay. Ufficiale, ci si bagna. Cioè, io mi sono bagnato, te no, guarda. Ah, volendo ci sono anche gli armadietti, che però non sono available right now. Sono bagnato tutta questa parte. Tutto sì, qua. Ma non si vede molto. Sì che si vede, guarda, dai. Guarda qua i pantaloni. Comunque, adesso, dato che probabilmente c'è poca gente, la Sara non la vuole fare, io mi vado a fare la Combo Tower. Questa qua è una Combo Tower alta 60 metri, Combo Tower vuol dire che spara su e fa cadere all'ingiù, tutte e due. Ma cos'è, un horror house? Cioè, da solo poi mi fa andare la Sara qua dentro. Combo Tower molto molto bella, è come era Orbit prima, dopo che hanno fatto il cambio di ruote su Orbit adesso è molto più tremorante e molto più lenta. Questa invece è la classica Orbit. È arrivato il momento di provare Ghostbuster. Quello lì è Hotel Transilvania. E dopo andiamo a fare anche Hotel Transilvania. E vacca bestia, che bello. Molto bella questa, siamo ancora in coda, e per ora motion gate, tematizzazione ottima. Bello, sì, è una trackless dove si spara, bello. Oh, ma c'è la vera pistola dei Ghostbuster. Amazing Ghost.
Buster, tanta roba. Anche l'attrazione, a dir la verità, tanta roba. Molto divertente, molto bella, molto ben tematizzata. L'unica cosa è che le pistole non andavano tanto bene. Comunque il merchandising Ghostbuster, bellissimo, bello bello. E quindi, come promesso, adesso andiamo a provare Hotel Transilvania. Anche oggi qua affluenza minima, veramente pochissima gente. Sembra molto molto bella, molto carina. Già dall'ingresso si capisce se è un'attrazione bella o no. Cioè, guardate qua. Hope you have a monster of a good time. Che figata. Hotel Transilvania è molto bella, una dark ride trackless molto simile per come è fatta a quella che abbiamo visto a Warner Bros. World di Scooby-Doo, che sono veramente due dark ride delle migliori che io abbia mai provato trackless. L'unica cosa però che ha fatto perdere un po' di immersività è il tetto, che non è stato coperto, quindi si vedevano tutto il soffitto con i fili e i cavi, che è sempre meglio non vederlo. Però per il resto tematizzata benissimo e veramente bellissima. Tra tutte le attrazioni che abbiamo visto, in realtà c'è anche Flynn's Imagination Lab, che però oggi è chiusa, quindi non la possiamo fare. Quanto bello il ristorante a tema piovono polpette, con gli spaghetti meatball sul tetto. Comunque, bravi, perché questo parco mi sta piacendo tanto tanto. Anche il merchandising è molto bello. Sì. Adesso ovviamente ci manca da vedere tutta la zona della DreamWorks, e poi dopo vi saprò dire se è il miglior parco che abbiamo visitato, perché per ora il primo è sicuramente il Warner Bros. World per me. Ingresso spettacolare. Questa, ragazzi, è l'area della DreamWorks, che è l'unica area all'interno di Motion Gate al chiuso. Quindi siamo indecisi se partire dall'area di Shrek, di Kung Fu Panda o di How to Train Your Dragon. Quale? Shrek. Cavolo, c'è anche l'area di Madagascar. Oh no. Solo una cosa da dire: wow, 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 veramente bellissimo. L'attrazione che è un tronco che vi fa venire abbastanza il vomito, c'è anche un'altra attrazione che si chiama Shrek's Merry Fairy Tale Journey, che dovrebbe essere una dark ride trackless. This is the story of how your mother and I met. Once upon a time, in a land far, far away, there was a beautiful swamp. And where is he? He's in Dula! And here they are! Cinderella! Princess, princess, wake up! Yeah. Are you Princess Fiona? Molto molto bella l'attrazione di Shrek. Ti dirò, spero che ci sia un'attrazione così per ogni zona della DreamWorks, perché questa era veramente molto bella. Incontri Shrek a inizio attrazione, che ti racconta la sua storia attraverso delle marionette fatte di legno. Bellissima. E in realtà l'area di Shrek finisce qua, però data la qualità di quest'area io sono assolutamente curioso di vedere le altre tre. Qua c'è un albero che fa da rotonda ed è una scelta molto difficile. Ora c'è da scegliere tra Madagascar e How to Train Your Dragon. Io in realtà sono più fan di How to Train Your Dragon. Quindi dici che andiamo così, così poi dopo in teoria dovremmo ritornare lì. Vai, pronti? Partenza. Via!
benvenuti nell'area di How to Train Your Dragon. Anche qui, come nell'altra zona di Shrek, ci sono due attrazioni che vedo e un ristorante. Però qui, oltre alle attrazioni, c'è anche una sorta di playground che in questo momento in realtà è chiusa. Tra le due attrazioni troviamo lo Swinging Viking, che sarebbe la classica barca, però qua sei ovviamente su una barca vichinga tematizzata benissimo, veramente bellissimo, e Dragon Gliders, che sarebbe simile all'attrazione di Europa Park che si chiama Arthur. Un po' di fila, veramente bella. Io la preferisco sinceramente rispetto ad Arthur, anche perché, ve l'ho detto prima, ma How to Train Your Dragon è il mio film in assoluto preferito della DreamWorks. Non va forte, non va assolutamente forte, va pianissimo. È un viaggio attraverso una grotta, tipo, insieme a Toothless. Bene, e purtroppo lasciamo questa bellissima area per entrare in un'altra area che spero sia altrettanto bella, ossia quella di Madagascar. L'area di Madagascar non è Madagascar, ma è l'area del circo di Madagascar. Pare ci siano un po' più attrazioni, tra cui ovviamente quella principale di Madagascar, che in questo momento non va. Adesso andremo a chiedere se penseranno di riaprirla. Dunque, tra le attrazioni c'è un carosello, degli aeroplanini e, come negli altri, un ristorante che qui è di King Julien, e anche ovviamente lo shop che è alla fine dell'attrazione, che si chiama Madagascar Mad Pursuit. Credo sia un'attrazione molto bella perché l'ho vista online, so che adesso vado a chiedere tra quanto riapre, se riapre. Yes! Madagascar Mad Pursuit è tornata disponibile e noi non vediamo l'ora di farla. Tra l'altro è tutta per noi, non c'è nessuno adesso. Siamo riusciti a fare il Madagascar Mad Pursuit. Mi sono informato ed è un coaster di una ditta tedesca che si chiama Gerstaffeler, qualcosa, una roba del genere, che io sinceramente non conosco. Ed è sì, effettivamente un launch coaster che raggiunge gli 83 km orari, quindi non tanto. Però dovete stare attenti all'inizio, subito dopo il lancio, attaccate bene il collo al sedile, perché potrebbe darvi un colpo di frusta assurdo, peggio di Shaman. Il pezzo più veloce è all'inizio, dopodiché il coaster rallenta tantissimo fino ad arrivare alla fine. Però devo dire, carino, alla fine è un indoor coaster carino. E questa, ragazzi, sempre che mi riusciate a sentire, era l'area di Madagascar. Molto bella, molto interessante. Veramente questo parco, soprattutto la zona della DreamWorks, mi sta piacendo tantissimo. Adesso manca solo una zona da esplorare, quella che abbiamo anche noi a Gardaland, Kung Fu Panda. Anche qui, come nelle altre aree, vedo due attrazioni, una per piccole, una attrazione principale, e un ristorante e ovviamente uno shop. Una cosa che mi sta piacendo tanto di questo parco è la varietà di cibo, perché ogni zona, come avete visto sia qua ma anche fuori in realtà, ha una scelta di cibo diversa adatta alla zona in cui è. Per esempio qua a Kung Fu Panda ci sono i noodle, anche i ravioli. Se domani torniamo, mangiamo qua. Anche se in realtà mi faceva gola anche la roba che c'era How to Train Your Dragon. No, 10 minuti d'attesa, andiamo. Non so neanche cosa sia, però andiamo. Wow, ma è un 3D in piedi, non te l'aspettavi, eh? Ma non è in piedi. Eh no, un'altra roba in piedi. Having traveled to state, then he moved to the furthest
E quindi ci sono due pre-show per fare l'attrazione. Ci abbiamo messo 20 anni prima dell'iniziare. Thank you. Sì, ce l'abbiamo fatta. Alla fine è un simulatore 4D sopra una barca che però ci ha fatto attendere un sacco di tempo. E secondo me attendere così tanto per una roba del genere non ne vale la pena. Anche perché sì, è bello, l'attrazione è tematizzata benissimo dentro, molto bella. E se l'attesa è così tanta non ne vale la pena. Tanto vale fare altre che sono molto più belle. Per esempio quella di Hotel Transilvania e quella di Shrek. Thank you. E alla fine sì, ci siamo presi uno smoothie nel ristorante di Kung Fu Panda. Io come sempre non trovo più l'outro del video, quindi mi toccherà farla ora. E se siete curiosi, lo smoothie fa molto di pesca ed è freddissimo, però è buono. E in conclusione, senza alcun dubbio, Motion Gate è il miglior parco di Dubai. Ovviamente la mia area preferita è stata quella della DreamWorks, in particolare quella di Madagascar. E anche se questo parco non ha tante attrazioni adrenaliniche, ha tantissime dark ride degne di nota che secondo me meritano di essere fatte. E sicuramente se mai passaste per Dubai, Motion Gate è un parco da fare. E quindi ragazzi, come sempre, io con la mia faccia qui di sfondo, ma in realtà non sto dicendo quello che state ascoltando perché mi sto doppiando in vabbè, avete capito? Spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, non dimenticatevi di lasciare un bel mi piace e di iscrivervi al canale. E io vi do l'appuntamento alla settimana prossima con un nuovissimo video. Ciao!